Nel tempo che ho a disposizione io vorrei coprire alcuni punti. Intanto farò brevemente un'introduzione su come lavoriamo al Politecnico su questo tema, in particolare sul tema della sanità, nell'ambito delle nostre attività di ricerca degli osservatori. E poi vorrei toccare questi cinque punti, cioè il primo tema è il tema della innovazione e della sostenibilità del sistema sanitario. La tesi che vorrei portare avanti è che siamo in una fase molto particolare, molto critica nell'evoluzione del sistema sanitario italiano, in cui siamo di fronte a un bivio. Abbiamo un sistema sanitario che oggi è complessivamente un buon sistema sanitario, viene considerato uno dei migliori del mondo, lo so che ci stupisce, ma per certi versi oggi, per le nostre caratteristiche di universalità nella cura e per quanto è stato fatto nel recente passato, abbiamo complessivamente un buon sistema sanitario. Che però è di fronte a un bivio rispetto a alcuni trend che cercherò di presentare, che ne mettono fortemente in discussione la sostenibilità. Poi parlerò di ciò di cui io mi occupo, quindi parlerò di quello che può essere il ruolo dell'innovazione, della tecnologia per l'innovazione in questo tema. Vi farò vedere alcune evidenze di quelle che sono le aree possibili di innovazione per arrivare a comprendere quanto vale oggi l'innovazione legato alla logistica del farmaco e alla gestione corretta dei farmaci all'interno delle strutture sanitarie. Questo può essere un esempio ovviamente rilevante per quanto discutiamo in questa mattinata. E poi provo a mettere giù, a proporvi delle sfide, tre sfide fondamentali per l'innovazione nella supply chain nel sistema sanitario. Brevemente gli osservatori che molti di voi credo conoscano. Abbiamo attivi attualmente 29 osservatori al Politecnico di Milano, quindi più di 80 ricercatori che lavorano su questi. Uno degli osservatori che oggi è più attivo in termini di attività di ricerca è l'osservatorio ICT in Sanità, osservatorio che nasce 4 anni fa per costituire un punto di riferimento per quanto riguarda l'innovazione ICT nel mondo della sanità. E la sua caratteristica è di voler essere un punto di incontro di figure diverse e anche a diverso livello di governo nel sistema sanitario. Una delle complessità per chi lavora nel sistema sanitario, chi comincia a lavorare nel sistema sanitario, magari avendo una cultura aziendale, è trovarsi in un sistema che è intrinsecamente un sistema di governo multilivello, cioè devi ragionare a livello di dipartimento, devi ragionare a livello di azienda, devi ragionare a livello di, la semplifico, di regione, devi lavorare a livello di sistema paese, quindi esistono più livelli di governo che sono intrinsecamente autonomi, fino ad arrivare anche all'operatore, fino ad arrivare al medico di medicina generale, che non è un dipendente di un'azienda, ma è un operatore che ha, come giustamente diceva Stefano, ha fatto anche il giuramento di Ippocrate, quindi ha anche un suo sistema di riferimento valoriale e che comunque va coinvolto, non può essere semplicemente coordinato con una logica aziendale. E quindi l'innovazione, d'altra parte, nel sistema sanitario richiede una vista di sistema, una capacità di mettere assieme diversi livelli di governo. Vedremo che anche e soprattutto forse nel settore della supply chain questo costituisce uno dei temi di grande complessità. Cosa facciamo per cercare di dare una mano in questo ambito? Produciamo ovviamente dei report su quelli che sono i temi più importanti dell'innovazione ICT in Italia,
organizziamo convegni e workshop, la fiera del settore anche, produciamo articoli sulla stampa, l'anno scorso abbiamo prodotto sulla stampa nazionale 82 articoli per far parlare di questo tema, perché purtroppo di sanità ci si occupa solo quando c'è qualche caso di mala sanità, quindi non si riesce invece a far parlare facilmente di quelle che sono i problemi veri, quelli oggettivi, e poi soprattutto anche gli sforzi, le buone pratiche e le opportunità di innovazione. Allora noi cerchiamo di fare un po' controtendenza di questo, e come parte di questa strategia abbiamo anche istituito un premio che ci permette di riconoscere, studiare e poi diffondere quelle che sono le migliori pratiche nel settore della sanità. Infine abbiamo sviluppato una community, che è anche una community online, con la quale cerchiamo di far incontrare gli attori, i decisori fondamentali. Tesi fondamentale, innovazione e sostenibilità. Abbiamo, dicevo, un sistema sanitario complessivamente buono. La spesa pro capite sanitaria in Italia non è elevata e il livello di qualità percepita dai cittadini del sistema sanitario è mediamente discreto. Questo so che dico una cosa che uno magari in controtendenza con quello che ci... Ecco, detto questo, ho usato più volte l'aggettivo mediamente, perché in Italia non esiste un sistema sanitario, ne esistono 22, che però non sono autonomi tra loro, ma sono tra loro fortemente interdipendenti, anche in modalità non evidente. Ad esempio, noi viviamo in una regione, per quelli di voi che sono lombardi, credo la maggior parte, viviamo in una regione che vanta per diversi motivi un sistema sanitario particolarmente performante in termini di tutti i principali indicatori, che però, attenzione, è fortemente dipendente dalla domanda che arriva da altre regioni. Le nostre strutture di eccellenza non starebbero in piedi, non avrebbero capacità operative se non grazie alla domanda di servizi che arriva dalle altre regioni. Quindi per il sistema sanitario lombardo un forte miglioramento qualitativo dei sistemi sanitari di altre regioni, ad esempio delle regioni del sud da cui viene una grande parte della domanda, sarebbe un problema. So che è una cosa forse non intuitiva. Innovazione e sostenibilità. Di fronte a quali sfide si trova oggi il sistema? Sono due le sfide fondamentali, ma purtroppo tra loro sono non facilmente compatibili. Una sfida è la sostenibilità nell'uso delle risorse. Siamo, inutile dirlo, in un momento in cui c'è una grande pressione nella razionalizzazione, diciamo pure nella riduzione della spesa pubblica. Noi abbiamo fatto una scelta come sistema paese da cui spero non venga messa in discussione, cioè di avere un sistema universale, un sistema che garantisce a tutti i cittadini un buon livello di cura, e questo sistema universale è un sistema universale la cui sostenibilità è a rischio perché cresce il fenomeno della cosiddetta acuzie, cioè quindi della necessità di avere una cura che dura molto tempo, cresce il tema del long term care, la vita media, come vedremo, si allunga, e questo vuol dire costi maggiori per il sistema sanitario. Cresce il problema del consumo farmaceutico, la spesa farmaceutica è una componente, poi lo vedremo, importantissima della spesa sanitaria, che rischia di far andare i conti fuori controllo. C'è un problema di quantità di spesa e c'è un problema di controllo della spesa, entrambi estremamente rilevanti. C'è un sistema disomogeneo che sta creando delle forti iniquità
a livello di sistema paese. Forti pressioni, ciò che può far sballare, ciò che fa sballare la spesa pubblica oggi è la spesa delle regioni, e la spesa delle regioni vuol dire sostanzialmente, prevalentemente, la spesa sanitaria. Quindi parliamo del tema che fa stare in piedi o meno i conti pubblici. Ecco, a fronte di questa esigenza di sostenibilità e quindi di razionalizzazione delle risorse, c'è una legittima, necessaria domanda di aumento della qualità, di aumento delle prestazioni. I trend sono diversi, ve ne dico alcuni. C'è una richiesta di una maggiore qualità di cura da parte dei cittadini, in particolare da parte della cosiddetta aging population, quindi della popolazione anziana, che in Italia sta diventando sempre più importante. Abbiamo lavorato con diverse aziende sanitarie di Genova, ad esempio, e in alcuni quartieri di Genova la popolazione ultra ottantenne sta superando la popolazione di quelli che sono gli anziani autonomi, no? Allora, questo voglio dire, intere aree della città in cui ci sono i badati e i badanti, ovviamente sono degli scenari che ci devono far pensare, no? Il fatto che la vita si allunghi evidentemente chiede anche una qualità della cura che sia diversa. In Italia abbiamo un sistema sanitario molto buono, ma un sistema sanitario basato sull'ospedale, ospedale centrico. Il sistema ospedale centrico risponde male a questo tipo di richieste. Altro elemento che poi si innesta con il primo è la necessità di integrare gli aspetti sociali, quindi quelli che sono legati ai servizi sociali all'interno dei territori, con il sistema sanitario. Questi spesso vengono messi non in forte relazione, e ciò vuol dire avere una fortissima perdita di opportunità. Ci sono tantissimi esempi, ma ad esempio tutti i grandi progetti di carte regionali dei servizi, di sistemi sanitari sul territorio sono limitati oggi da questa scarsa integrazione della componente di servizi sociali con la componente di servizi sanitari veri e propri. Maggiore richiesta di un governo clinico, l'informazione, la mole informativa che oggi è presente a livello sia di informazione amministrativa legata ai costi e alla gestione che di informazione clinica legata ai processi di cura è enorme, dà grandi potenzialità di sfruttamento, ma oggi è scarsamente fruibile, scarsamente integrata. Ecco, queste due priorità, importantissime per la qualità del sistema paese, non stanno naturalmente assieme. Non è ovvio che stiano assieme, anzi, in prima istanza uno dice c'è un bilanciamento, cioè nel breve certamente uno deve fare i conti se dare più qualità o puntare di più sull'efficienza, ma se guardiamo al medio periodo esiste effettivamente un trade-off, come diciamo noi ingegneri, cioè esiste un contrasto tra la qualità della cura e l'efficienza del sistema sanitario. Io vi presento, la mia opinione su questo è abbastanza forte, vi presento giusto un esempio a livello di sistema. Abbiamo preso i sistemi sanitari regionali, li abbiamo con dati in parte pubblici, in parte proprio dell'osservatorio, abbiamo calcolato li abbiamo posizionati rispetto a alcuni dati di base. Intanto la spesa pubblica sanitaria pro capite, quindi quanto costa il sistema sanitario al cittadino, per cittadino, chiamiamolo così, diciamo così, e dall'altra quanto è il livello di qualità. Abbiamo preso un indicatore di qualità percepita, quindi di soddisfazione da parte dei cittadini. Percentuali, poi metodologicamente abbiamo preso la percentuale di cittadini che si dice soddisfatto, molto soddisfatta del proprio servizio sanitario. Come sono posizionati su questa
questa matrice. Uno si aspetterebbe evidentemente una, che stiano su una diagonale, cioè che maggiore è il costo, maggiore sia la soddisfazione. Invece vediamo, già mettendo le regioni del nord, questo non è tanto vero, cioè abbiamo tutte regioni in cui c'è un livello medio-alto di soddisfazione, però vedete che in termini di efficienza invece il posizionamento è drammaticamente diverso. Se andate a leggere, parliamo di costi per cittadino intorno superiori ai 2.000-2.100 euro rispetto a costi che stanno intorno ai 1.700, sono valori realmente differenti. Poi se prendiamo le regioni del nord-est ancora vediamo più varianza. Se prendiamo le regioni del centro o addirittura quelle del sud, vediamo che questa mappa ci dice di una realtà diversa. Innanzitutto ci dice che non c'è contrasto, esistono in queste isobare che abbiamo messo sul grafico, esistono situazioni di alta efficienza e alta qualità, prendiamo tutto questo sistema, quindi questi quattro sistemi, e al contrario ci sono posizionamenti di bassa efficienza e bassa qualità. Adesso non si può affermare che esista una correlazione inversa, però vedete che i casi di correlazione inversa sono troppo importanti per non tenerne conto. Perché a un cittadino del Lazio il sistema sanitario deve costare molto di più a fronte di un servizio decisamente meno qualitativo? Qui c'è un fatto proprio di iniquità, che oltretutto in un sistema che come paese garantisce universalità della cura è un problema di sostenibilità. Spiegazione, mettiamoci l'investimento ICT pro capite. Abbiamo preso l'investimento fatto dalle aziende sanitarie. E vediamo come questo può aiutarci a leggere qualcosina in più. Beh, vedete una cosa, secondo me, straordinariamente importante. Nel Lazio, adesso mi scusino gli amici del Lazio, potremmo prendere il Molise, ma magari un po' meno. Nel Lazio c'è una spesa di tecnologia pro capite, di ICT pro capite, di 12 euro contro i 21 in Lombardia. Cioè nelle aziende in cui si investe poco, nelle aziende, nei sistemi sanitari in cui si investe poco in tecnologia, il trade-off qualità-efficienza è decisamente più negativo. Questi sono dati. Possiamo ragionare a livello di aziende sanitarie, lo abbiamo fatto, in Italia in media si spende... Il valore totale della spesa ICT nelle aziende sanitarie italiane, pubbliche e private, è di 920 milioni, quasi un miliardo, è tanto poco. È poco perché è mediamente poco più dell'1%. Per darvi un'idea, nel sistema sanitario inglese la spesa raccomandata è del 2,5%. Abbiamo recentemente avuto momenti di interazione, di collaborazione con delle aziende sanitarie americane. L'ultima che abbiamo ospitato ha investito 1,45 miliardi di dollari negli ultimi 5 anni, mantenendo una spesa, un rapporto di spesa vicino al 4%. Quindi le raccomandazioni sono 2,5, addirittura 4 nei casi migliore. Da noi la media è 1 e purtroppo è una media che è fatta da aziende, tipicamente quelle del nord, che spendono 2-2,5 e aziende che quindi evidentemente spendono 0,5-0,4. Ecco, questo poi si porta dietro la sostenibilità o insostenibilità di sistema. Vado veloce. Dove sono gli ambiti di innovazione? Perché poi bisogna anche spendere bene, non basta spendere. Lo abbiamo chiesto alle aziende sanitarie italiane, abbiamo chiesto dove hanno investito e dove hanno intenzione di investire, e vedete, questi sono i grandi temi, cioè il tema della cartella clinica elettronica, che è in questi anni, anche se ormai è un tema maturo, è il tema dell'integrazione dell'informazione all'interno dell'azienda sanitaria, ma subito dopo viene il tema della gestione informatizzata dei farmaci.
Questo è un tema, possiamo vederlo in un'altra rappresentazione, quindi è un tema che viene considerato tra quelli importanti, nei quali però la maturità attuale delle soluzioni ICT è ancora non sufficiente, quindi si prevede un investimento in innovazione importante. Quindi stiamo parlando di qualcosa di rilevante, cifre, c'è stato recentemente uno studio dell'Harvard Business School che dice che poi il 25% dei costi di una struttura sanitaria sono legati in qualche modo alla supply chain e al farmaco. Quindi stiamo parlando comunque di qualcosa di importantissimo a livello di sistema e a livello di azienda. Bene, si può fare qualcosa? Noi poi, come vi dicevo, come approccio cerchiamo di andare a misurare, a vedere e poi a diffondere quelle che sono le buone pratiche. Si può fare moltissimo, vi faccio solo un esempio, in parte Paolo ha riportato ha fatto delle osservazioni che vanno in questa linea. Noi come osservatorio e col contributo dell'osservatorio dematerializzazione, che è una nostra area, un'altra area di ricerca, abbiamo misurato in un insieme di aziende quali sono i livelli di possibile incremento di efficienza e quali sono anche i benefici oltre l'efficienza che arrivano dall'integrazione della filiera del farmaco. Se guardiamo a questa schematizzazione della filiera, quindi prendiamo come focus lo scambio informativo tra impresa produttrice, depositari, distributori intermedi per arrivare poi a farmacie e ospedali, siamo andati a analizzare vari livelli di integrazione cercando di capire come cambia il costo, banalmente il costo dell'ordine, a seconda dello scenario in termini di livelli di integrazione. Abbiamo definito 3 livelli di integrazione e guardate cosa viene fuori. Se guardiamo soltanto alla priorità sostenibilità, quindi l'efficienza, ciò che viene fuori è abbastanza indicativo. Nei 3 scenari, quello tradizionale, intermedio e integrato, l'efficienza, quindi il costo dell'ordine passa da 35,6 euro in un sistema tradizionale a 24,4 in un sistema a integrazione intermedia fino a 11,7 in un sistema integrato. Possiamo in un momento del genere non tenere conto di questo livello di efficienza possibile? Secondo me no. Questi sono innovazioni assolutamente possibili, sperimentate, misurate, ecco, eppure per gran parte delle aziende questo non si fa. Perché? Ebbene, anche qui qualche idea l'abbiamo. Seconda priorità, ecco, ci si ferma all'efficienza? No. Esistono poi importanti benefici in termini di qualità. Ancora una volta spieghiamo perché qualità e efficienza non sono in contrasto, ma la leva dell'innovazione riesce a mettere le due assieme. Qui non ci sto, però per motivi di tempo non sto a entrare su ciascuno di questi, ma i benefici potenziali dal punto di vista della qualità sono altrettanto, forse più importanti dei benefici in termini di efficienza. E quando parlo di aumento di efficacia in sanità parlo di cose serie, no? Perché poi ci sono gli indicatori che si misurano in termini di eventi avversi, numero di morti, numero di incidenti, cioè parliamo di elementi che hanno grandissima importanza rispetto alla qualità del sistema paese. Altro elemento, la capacità di controllo. La capacità di governance di sistema diventerà uno degli elementi più importanti. Non ne parliamo, però l'altro tema di grandissima innovazione è quello della ricetta elettronica. La ricetta elettronica dà grandissimi vantaggi, sicuramente di efficienza nella gestione informativa, ma soprattutto dà grandissimi vantaggi in termini di controllo dell'informazione. Il controllo dell'informazione è fondamentale in questa fase storica del nostro paese. Avere il controllo circa i costi sarà uno degli elementi di maggiore rilevanza. Bene.
Chiudo su, come promesso, con le sfide che io vedo, che noi vediamo per il futuro. Primo elemento, la logica stessa del sistema sanitario italiano è destinato a cambiare. Da ospedale centrico, in cui il problema chiave è quello di aumentare l'efficienza degli ospedali, a un sistema che per sua natura dovrà spostare la cura sul territorio. Spostare la cura sul territorio vorrà dire un'enorme complessità dal punto di vista della revisione della rete logistica. Quindi diventerà estremamente più importante. Se non procediamo in termini di integrazione, in termini di innovazione adesso, seguire questo trend diventerà difficilissimo. Secondo elemento, efficienza e trasparenza della supply chain. 25% dei costi degli ospedali, avevamo detto secondo questo studio, supply chain related. Le efficienze possibili sono enormi, sono efficienze che poi si possono reinvestire in qualità della cura e quindi evidentemente lavorare su queste possibili efficienze, ma anche sulla leggibilità e sulla trasparenza della supply chain è fondamentale. Non so quanti di voi hanno visto i recenti articoli usciti relativi al decreto dell'amministrazione Obama, che fa di questo uno degli elementi fondamentali. C'è un problema fortissimo che non è solo di efficienza della supply chain, ma è di trasparenza della supply chain, che poi diventa un problema di qualità del sistema sanitario. Esiste oggi uno shortage molto importante di farmaci, soprattutto parliamo dei farmaci salvavita nel sistema americano, che porta ad un vero e proprio mercato nero e a degli abusi da parte di alcuni operatori, rispetto al quale l'amministrazione Obama sta intervenendo con un decreto presidenziale, quindi con una forza e un'intensità diciamo che non si erano mai viste in passato, per riuscire a mettere il tutto sotto controllo. Quindi una maggiore leggibilità, trasparenza dell'informazione impedisce gli abusi e e assicura anche la qualità, perché poi ci sono problemi anche in termini di, come dire, di qualità e integrità della supply chain, tracciabilità del farmaco, cioè sono troppo importanti queste variabili perché non siano adeguatamente leggibili. Qual è il problema fondamentale? Perché certe cose non si fanno, no? Visto che è un'innovazione possibile grazie alle nuove tecnologie? Ecco, io da ingegnere evidentemente sono sempre un entusiasta, delle tecnologie, delle opportunità di innovazione, però da persona che da un po' di anni cerca di spingere queste cose nella realtà, ne vedo quali sono le barriere. Una barriera che è presente in molti settori, ma che è più forte, che va compresa, prima Stefano parlava del fatto di dover avere dei calzari, mi è piaciuto quello dei calzari alati, quindi bisogna entrare in questo sistema con grande umiltà e capire il perché. E ecco, il fatto di avere una governance multilivello con attori autonomi, ciascuno dei quali porta un sistema valoriale difficilmente integrabile con altri, quindi hai più autori che hanno un loro sistema valoriale importantissimo, hanno i loro interessi, i loro obiettivi, i loro valori. Allora, riuscire a fare innovazione vuol dire mettere assieme questi livelli, in cui non c'è una gerarchia vera. Sono sistemi che tra loro si influenzano in termini di prestazione, ma che mettere assieme per fare innovazione è difficilissimo. Ecco, in un sistema del genere fare innovazione sulla supply chain è complesso. C'è un'operazione di change management, di corretta distribuzione dei benefici, che è estremamente complessa. Questo oggi in un sistema come il nostro, che ha scelto come via il fatto di non avere un sistema centralista,
governato centralmente, ma di avere un sistema con ampie autonomie a più livelli, regionale, aziendale, eccetera. Ecco, in un sistema del genere riuscire a fare innovazione di sistema richiede delle capacità che vanno ben oltre la semplice capacità tecnica di strutturare un prodotto, una soluzione. Grazie.